Tragedia nel Parco San Bartolo, un uomo è morto schiacciato dalla pianta che stava tagliando, inutile il tentativo di rianimarlo. Perde il controllo del furgone e si schianta contro un albero a Villanova di Colli al Metauro. Paura per una 32enne estratta dalle lamiere e trasportata in codice rosso al Torrente di Ancona. A Lucrezia invece ferita un 26enne caduto dalla moto mentre andava a lavorare. Educazione alla legalità, presentato Il mio diario, un progetto della Polizia di Stato dedicato agli alunni delle scuole primarie. Il 2 giugno festa in Piazza del Popolo a Pesaro, il prefetto consegnerà le onorificenze, 2 medaglie di bronzo al valore civile per il salvataggio di una vita umana e 2 medaglie d'onore ai deportati e reduci dei lager nazisti. Al Politeama il 5° concorso canoro sulle note della fortuna, 4 i cori delle classi primarie classificati provenienti da Genova, Cuneo, Piacenza e Fano. Domenica 4 giugno sarà varata nel porto di Senigallia a Malupa la prima imbarcazione a vela progettata per poter garantire alle persone disabili l'esperienza di veleggiare in assoluta sicurezza. Il Carnevale di Fano presentato a Bruxelles tra storia, tradizione e il nuovo manifesto d'autore realizzato dall'artista Andrea Giomano. Mercoledì 31 maggio, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. In primo piano la tragedia che si è verificata questa mattina nella zona del Parco San Bartolo, dove un 58enne, Mario Zaffini, è morto schiacciato dall'albero che stava tagliando. È successo intorno alle 11.30 lungo la strada panoramica adriatica e a lanciare l'allarme sarebbe stato un passante. Purtroppo è stato vano ogni tentativo di rianimarlo. L'uomo stava eseguendo le operazioni di potatura su una quercia quando è stato investito e schiacciato dal tronco. Sul posto i vigili del fuoco di Pesaro, il 118, i carabinieri di zona ed il personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. Invece intorno alle 6.30 a Villanova di Colli al Metauro una fanese di 32 anni per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del furgone che stava guidando della ditta Pan Brioche. Il mezzo si è schiantato contro un albero per poi ribaltarsi al centro della carreggiata in via Ponte Metauro all'altezza del Civico 103. La donna, estratta dalle lamiere dei vigili del fuoco di Fano, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale regionale di Torrette di Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche il 118, i carabinieri per i rilievi di legge e la polizia locale per la viabilità. Il tratto di strada interessato è rimasto chiuso al traffico per circa 2 ore per permettere le operazioni di soccorso e di rimozione del veicolo. A distanza di circa un'ora, in via dei Laghi a Lucrezia di Cartoceto, si è verificato un altro incidente autonomo in cui è rimasto ferito un centauro fanese di 26 anni. Il giovane, che si stava recando al lavoro, ha perso il controllo della moto finendo contro un cancello. Soccorso dalla Potes di Calcinelli, il 26enne è stato trasportato all'eliporto di Fano e poi al Torrente di Ancona. Avrebbe riportato fratture scomposte a ginocchio, tibia e perone. Da domani, giovedì 1 giugno, più di 270 farmacie delle Marche parteciperanno alla sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità. La Regione Marche è la prima in Italia ad avviare questo progetto. Allora sentiamo di che cosa si tratta nell'intervista realizzata a Filippo Saltamartini. È un progetto che la Regione Marche ha inviato al Ministero della Salute lo scorso anno, poi è stato validato ed è stato finanziato. È un progetto che prevede una spesa di circa 1.400.000 euro, sono coinvolte la metà della farmacia della nostra regione e più o meno dovrebbe riguardare un target di circa 40.000 utenti. Che cosa faranno le farmacie con questo progetto? Innanzitutto il primo punto riguarda l'appropriatezza
dell'impiego dei farmaci, nel senso che se alcune persone assumeranno più di 5 farmaci, il farmacista farà la valutazione di questi farmaci e poi consegnerà, trasmetterà al medico di medicina generale le informazioni che sono, diciamo così, necessarie per garantire le migliori terapie possibili. In seconda analisi c'è un intervento sull'olter pressorio e con l'olter cardiaco, sono questi due device che sono messi nel corpo, no, della persona, che sono in grado di misurare la pressione H24 e anche l'elettrocardiogramma. Poi si potrà eseguire l'elettrocardiogramma nelle farmacie e non per ultimo c'è l'impegno delle farmacie per integrare, per avviare i percorsi dei fascicoli sanitari elettronici, quindi le farmacie ci aiuteranno ad avviare questo percorso che tuttavia verrà definito. Tutti questi progetti saranno assistiti da una piattaforma che dovrebbe partire domani, il progetto prevede questo, e il periodo di questo accordo vale dal 1 giugno fino al 31 dicembre del 2023. All'esito di questa valutazione poi faremo gli approfondimenti più opportuni. È l'ex direttore di Asur Marche, Nadia Storti, il nuovo direttore generale dell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro e Urbino. Approda alla ST di Fermo invece il commissario straordinario Gilberto Gentili. Lo ha deciso ieri sera la giunta regionale, che ha nominato i 5 direttori delle AST scelti da una lista di 30 idonei selezionati da un'apposita commissione che ha valutato i titoli e gli esiti di colloqui con circa 90 candidati. A guidare la ST di Ancona sarà Giovanni Stroppa, mentre Daniela Corsi è stata nominata direttrice della ST di Macerata. Infine prenderà le redini della ST di Ascoli Piceno Nicoletta Natalini. Attualmente i direttori Stroppa e Natalini sono incaricati fuori regione, dunque assumeranno l'incarico dal 17 luglio al fine di consentire il completamento delle dovute procedure. Per questo la Giunta ha contestualmente nominato Nadia Storti commissario straordinario della ST Ancona e Maria Capalbo commissario straordinario della ST Ascoli Piceno a decorrere dal 1 giugno fino al 16 luglio. La Polizia di Stato questa mattina ha presentato la nuova edizione dell'agenda scolastica Il mio diario, destinata a 110.000 alunni delle future classi quarte di molte province del territorio nazionale. Si tratta di uno strumento utile per avvicinare i più giovani al tema della legalità. La Polizia di Stato nella giornata odierna ha preso parte alla cerimonia di presentazione del progetto Il mio diario, finalizzato alla promozione della cultura e della legalità tra i più giovani. Diverse le province coinvolte nell'iniziativa, questa mattina il personale della questura di Pesaro Urbino ha fatto visita agli alunni dell'Istituto Scolastico Comprensivo Gaudiano a Pesaro. Progetto nazionale da qualche anno, fatto da una collaborazione tra il Ministero dell'Interno e anche il Ministero della Pubblica Istruzione, per portare attraverso lo strumento di un diario scolastico adatto ai ragazzi delle scuole elementari e insegnamenti in materia di rispetto delle regole, del convivere e la convivenza civile e dell'educazione. Questa mattina questo incontro ha portato frutto dei lavori che avevano fatto con le insegnanti sulla materia dei diritti degli infanti, dei bambini, dei fanciulli e il rispetto delle regole, con una serie di bigliettini che abbiamo letto dove ognuno si impegna al rispetto della natura, al rispetto del prossimo, al rispetto appunto delle regole. Questo fa pensare che abbiamo dei giovani che saranno dei bravi uomini in futuro.
Al termine dell'incontro la Polizia di Stato ha consegnato la nuova edizione dell'agenda scolastica, Il mio diario. Quest'ultima si presenta come valido strumento di supporto alla didattica nella formazione dei cittadini di domani e si pone come obiettivo, attraverso contenuti e linguaggio adeguati al target dei destinatari, di avvicinare i giovanissimi cittadini alla cultura della legalità. È un diario suddiviso a partire da settembre fino a maggio, che di mese in mese, con dei personaggi conosciuti ai giovani come Geronimo Stilton, e dà delle tracce sulle quali riflettere per formare dei giovani preparati alla convivenza e al rispetto delle regole. Presente all'incontro anche Camilla Murgia, assessore alla gentilezza e alla crescita del comune di Pesaro. Un progetto nazionale che di nuovo, dopo qualche anno di pausa, ritorna a Pesaro, un legame importante con la Polizia di Stato e le scuole della città. Quando si tratta di legalità, credo che questo comune sia sempre in prima linea per rivendicare quelli che sono dei diritti per noi fondamentali, in primis il diritto a essere bambini e quindi rivendicare questa libertà. E anche questa mattina credo che in questa presentazione, in questa mattinata di festa, si sia dato modo ai bambini di essere liberi di fare qualsiasi domanda alle forze dell'ordine. È stata davvero un'esperienza gratificante di cui noi dobbiamo andare orgogliosi, sia per il lavoro che nelle scuole si fa sul valore della legalità, sia quello che la Polizia di Stato per il prossimo anno insieme alle scuole del territorio riusciranno a mettere in campo. Fin da piccoli approcciamo i nostri studenti e alle tematiche più ampie della legalità in una prospettiva di cittadinanza consapevole. Il nostro progetto si chiama infatti Cittadini Consapevoli Si Diventa, quindi l'idea di partire da subito è proprio nella prospettiva davvero di pensare a formare delle persone, perché poi saranno gli uomini e le donne del futuro, e consapevoli. È tutto pronto per i festeggiamenti di venerdì 2 giugno, 77° anniversario della Repubblica Italiana. In occasione delle celebrazioni in Piazza del Popolo verranno consegnate onorificenze e medagli agli insigniti, ma anche targhe ricordo e attestati a coloro che hanno contribuito all'organizzazione dell'evento. Presentate le iniziative programmate per il prossimo 2 giugno in occasione del 77° anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. Quest'anno l'evento provinciale, promosso dalla Prefettura d'intesa con il Comune di Pesaro e l'Esercito 28° Reggimento Pavia, vuole essere la festa di tutti, alla cui realizzazione parteciperanno istituzioni, associazioni, enti locali e cittadini. Sarà proprio una festa, nel vero senso della parola, ci sarà tantissima musica, dei ragazzi delle scuole di Urbino, Volponi e Pascoli, musica tra l'altro energetica, nel senso molto bella, vivace, balleremo in piazza, non lo dite però in giro. Sì, mi auguro che sia veramente una bella festa di piazza, di pubblico, perché la Repubblica siamo tutti. La Repubblica siamo tutti noi e io sottolineerò ognuno di noi cosa fa per la Repubblica, perché abbiamo esempi bellissimi in provincia di enti, di istituzioni che fanno veramente bene il loro lavoro, quindi è giusto che si sappia e sia dato loro il rilievo che meritano. Sì, ho sposato appieno l'idea venuta dal prefetto. Siamo abituati a cerimonie un po' troppo formali, la cerimonia fa riferimento alla festa della Repubblica, la festa della festa del popolo, non è la festa delle istituzioni, non è un momento solo formale, è giusto che ci sia un momento di sana popolarità, ed è quello che, a cui contribuiremo anche distribuendo bandierine a tutti gli intervenuti, in particolare ai bambini, che arricchiranno sicuramente la coreografia con un momento di allegria, non solo un momento istituzionale. Sarà un'occasione importante anche per ricordare il prezioso lavoro svolto dai volontari durante l'emergenza maltempo. Assolutamente sì, e noi insieme ai volontari, come sempre, siamo sempre vicini alla popolazione, alle istituzioni, contribuendo laddove sia richiesto a ogni tipo di emergenza, come siamo stati anche in questa occasione. Sicuramente il lavoro dei volontari è encomiabile, noi cerchiamo sempre di integrare, di supportare con la nostra professionalità quello che tanta gente di buona volontà fa, mettendo il cuore e il proprio entusiasmo e la propria professionalità, che è della più varia possibile. In questi
giorni si è celebrata la solidarietà di oltre 300 volontari che hanno dato la disponibilità per aiutare le famiglie bisognose che anche in queste ore stanno spalando fango, aiutando le persone a liberare gli immobili devastati dall'acqua. E questa giornata sarà anche per loro e quindi li inviteremo tutti a partecipare, sarà fatto un ringraziamento ufficiale a tutti coloro che in questi momenti stanno combattendo per la solidarietà e stanno combattendo per aiutare le persone che hanno bisogno. Quindi grazie a tutti coloro che si stanno impegnando e soprattutto ci vediamo alla Festa della Repubblica che la Prefettura ha organizzato in maniera esemplare rendendola ancora una festa più popolare. Tommaso Di Sante è stato confermato alla presidenza di Coldiretti, Pesaro e Urbino. La proclamazione è avvenuta ieri pomeriggio nel corso dell'assemblea della federazione provinciale che ha anche votato il nuovo direttivo. Nel suo intervento Di Sante ha ricordato la solidarietà nei confronti dei colleghi dell'Emilia-Romagna. Attraverso lo strumento del consorzio di bonifica ha detto servono interventi veloci e di lunga prospettiva per la gestione del territorio. Tra i temi anche la difesa del Made in Italy agroalimentare contro gli attacchi, ha proseguito Di Sante, che stiamo ricevendo dalle proposte di legge sui messaggi di presunta nocività del vino ai finanziamenti, alla ricerca sul cibo sintetizzato in laboratorio. In questa battaglia valgono le firme dei cittadini che stiamo raccogliendo. Ed ora cambiamo argomento. Domenica 4 giugno al porto di Senigallia verrà varata Malupa, la prima imbarcazione dedicata a persone diversamente abili. Stefania Bononi. Domenica 4 giugno alle ore 10 presso lo scivolo del porto di Senigallia sarà varata l'innovativa imbarcazione Malupa 5.0, la prima barcavela accessibile a persone diversamente abili che potranno finalmente dedicarsi allo sport nautico in totale sicurezza. Malupa 5.0 nasce dall'idea del senigalliese Marco Lorenzetti, presidente della Fabbrica dei Sogni. Con la collaborazione di Luca Bracci, imprenditore del cantiere nautico adriatico di San Mauro Pascoli, unitamente allo yacht designer Paolo Giordano. Sono proprio le prime due iniziali di questi progettisti che hanno dato il nome all'innovativa imbarcazione. 5.0 perché sono 5 punti strategici che questa barca ha, che altro non hanno. Esattamente quali sono? Ora, è una barca, è una deriva mobile che ha come punto di forza la sicurezza. Questa imbarcazione qua non scuffia, quindi dà a chiunque la possibilità di salire e praticamente non avere la paura di cadere in mare. Poi ha modalità, è una barca modulare che si può trasformare in diverse situazioni in base alla persona che sale in barca. Questa barca è fatta con materiali riciclati, con resine riciclate e in più è una barca inclusiva, nel senso che in questa barca può salire sia un ragazzo paraplegico, sia un ragazzo diciamo normodotato, ma soprattutto una barca fatta, costruita per tutti. Perché? Perché abbiamo delle disabilità sensoriali che purtroppo ad oggi non hanno un'imbarcazione. Quindi è la prima barca che verrà riconosciuta per ipovedenti. Malupa 5 è una barcavela scuola, collettiva, sostenibile, spiaggiabile, in grado di garantire a tutte le persone, incluse quelle con disturbi psichici e deficit cognitivi, la possibilità di vivere l'esperienza di veleggiare muovendosi con un equipaggio misto e in assoluta sicurezza. Come viene vissuta la disabilità nel settore della nautica? Beh, per il mondo della disabilità la barcavela è uno strumento importantissimo di realizzazione, di socialità, però fino ad oggi è stata considerata anche uno sport, un'attività un po' riservata a chi poteva avere più possibilità. La barcavela era forse una delle ultime frontiere per l'attività sportiva. Progetto organizzato dal Comune di Senigallia insieme al cantiere nautico dell'Adriatico, unitamente alla BCC di Fano e al Rotary Club Senigallia. La scelta di questo progetto come ha sposato la vostra partecipazione? Il fatto di dare questa iniziativa un risvolto anche sociale e diciamo anche in senso più ampio e assistenziale. E quindi la banca c'è, perché il nostro compito non è soltanto un compito per dare un'assistenza dal punto di vista economico e finanziario, ma anche in campo sociale. Quindi lo facciamo in tutti i territori, qui a Senigallia lo vogliamo fare anche perché abbiamo due sportelli, abbiamo tanti soci.
Il Rotary ha portato 15.000 euro in questo gioco, coinvolgendo 18 Rotary del distretto Marche Umbria, quindi del distretto 2090. È un progetto che fa parte della nostra filosofia, del lavoro che noi facciamo, perché in effetti l'occhio verso coloro che hanno problemi, ecco, ci spinge a tentare a volte anche l'impossibile per venire incontro e per cercare di rendere per queste persone la vita meno difficile di quello che è. Il Varo si svolgerà nell'ambito della Giornata Internazionale dello Sport, dimostrando come l'attività agonistica possa essere svolta in sicurezza totale, accessibile ad ogni tipo di disabilità e sempre in perfetta compatibilità con l'ambiente. Ieri pomeriggio nella palestra del liceo Torelli a Fano si è tenuta la cerimonia conclusiva del progetto di alfabetizzazione digitale, grazie al quale gli alunni hanno potuto trasmettere agli anziani le loro conoscenze sui dispositivi digitali. Si è concluso con una bella ed emozionante cerimonia il progetto di alfabetizzazione digitale promosso dall'ambito territoriale sociale 6 di Fano in collaborazione con la Proloco Fanum Fortune, i circoli ricreativi per anziani e il liceo scientifico Torelli di Fano Pergola. Il progetto, realizzato nei mesi di marzo e aprile, ha visto coinvolti 34 alunni che sono saliti in cattedra per trasmettere alle persone della terza età le competenze base dei più moderni strumenti informatici, facendo acquisire loro maggior dimestichezza con l'uso dei dispositivi digitali a partire dagli smartphone. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto di promozione della longevità attiva Old But Gold che il Comune di Fano ha avviato da più di 3 anni al fine di valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità, incentivandone le capacità e promuovendone la partecipazione alla vita sociale. In particolare sono stati 57 gli anziani coinvolti in questa bella esperienza di scambio intergenerazionale e di arricchimento reciproco, umano, ancor prima che professionale. Ed è stato bello vedere nei 4 circoli in cui queste lezioni si sono svolte, ma più che lezioni erano delle costruzioni di relazioni, di connessioni. Durante la pandemia l'abbiamo visto. L'isolamento, il distanziamento è stato anche in parte abbattuto grazie all'utilizzo di questi strumenti. Quindi promuovere l'inclusione digitale è anche un modo per promuovere l'inclusione sociale, l'aggregazione. Noi lo stiamo facendo con tante iniziative, questa è soprattutto importante per il valore di scambio intergenerazionale che cerchiamo di promuovere di continuo con il progetto Old But Gold. E poi ecco, devo ringraziare davvero in questo caso la scuola per aver colto il valore importante di questo progetto. All'evento conclusivo che si è tenuto martedì 30 maggio nella palestra del liceo sono state consegnate ai giovani delle magliette confezionate per l'occasione dalla scuola e dal comune, mentre agli anziani degli attestati di partecipazione al corso progettati dagli stessi ragazzi, un segno di ringraziamento e un bel ricordo di questa felice esperienza. Non meno coinvolgente il video che è stato realizzato dagli studenti e che ripropone e riassume i momenti più significativi dell'iniziativa. I ragazzi hanno vissuto un'esperienza formativa e con una ricaduta anche sul piano umano. Quindi quando mi descrivevano l'esperienza, prof, la mia anziana mi ha chiesto lo speed e noi ancora non l'abbiamo fatto perché noi non ce l'abbiamo, eccetera. Mi ha colpito non tanto il contenuto che mi stavano chiedendo, quanto come si rivolgevano agli anziani, il mio anziano, quindi questo dice tutto. Dalla parte invece degli anziani avete avuto qualche feedback insomma, su come l'hanno loro insomma, passato questa esperienza? Loro erano molto contenti di vivere questa esperienza e nei momenti in cui i ragazzi erano nei circoli erano molto attenti, offrivano loro da bere. E durante le festività hanno fatto dei piccoli pensieri, un uovo di Pasqua, e un oggettino. Quindi immagino che anche gli anziani siano stati coinvolti e abbiano avuto anche loro un senso di appartenenza. Si svolgerà il 2 e 3 giugno al Politeama il 5° concorso Canoro sulle note della fortuna. 4 i cori delle classi primarie classificati provenienti da Genova, Cuneo, Piacenza e anche Fano.
Il quinto concorso sulle note della fortuna, organizzato dall'associazione Tra le Note, torna il 2 e 3 giugno nella città di Fano. Si tratta di un concorso canoro nazionale per cori delle scuole primarie che, dopo aver presentato un brano inedito, sono state selezionate da una giuria qualificata che quest'anno è formata da Marco Paccassoni, Francesco Gazzè, Paolo De Lorenzi, Marco Ferretti e Katia Amati. L'appuntamento si svolgerà all'interno del Politeama di Fano e i quattro cori saranno accompagnati dall'Orchestra Masini di Forlì del Centro Diego Fabbri. Ci sono quattro cori già vincitori perché abbiamo fatto una selezione serratissima e quindi sono risultati vincitori quattro cori che provengono da Genova, Busca, Piacenza e Dulcis in Fundo, anche un coro di Fano della Scuola del Porto, Istituto Comprensivo Gandiglio. E siamo molto felici perché abbiamo circa 250 ragazzi che canteranno accompagnati dai loro genitori, una grande promozione anche per la città di Fano. Abbiamo avuto il sostegno delle istituzioni. Il concorso si svolgerà in due giorni. Il primo giorno, venerdì, ci saranno le prove con l'orchestra, perché i cori saranno forse l'unico concorso in Italia accompagnati da un'orchestra di 20 elementi diretti dal maestro Fausto Fiorentini, che accompagneranno i cori che presenteranno dei brani inediti, per cui c'è stato un lavoro anche di cantautorato che ha coinvolto personaggi anche fanesi come il nostro Luca Vagnini. La domenica ci sarà la manifestazione vera e propria presentata da Davide Cecchini, appunto con l'accompagnamento dell'orchestra, che vorrà vedere anche il vincitore del premio speciale dedicato al miglior testo e anche alla migliore interpretazione corale e alla miglior performance. I cori risultano tutti e quattro vincitori perché sono stati selezionati tra un parterre di numeroso di cori e abbiamo selezionato tramite giuria quattro cori vincitori che quindi accedono direttamente alla vincita, che è una borsa di studio di 700 euro che dovranno reimpegnare per condurre o proseguire i progetti corali di cui fanno parte. I posti sono esauriti, ma per assistere all'evento sarà possibile collegarsi tramite il canale YouTube dell'Associazione Tra le Note di Fano. Il Carnevale di Fano questa mattina è stato presentato al Parlamento europeo. Per l'occasione sono stati svelati il nuovo manifesto d'autore e il titolo dell'edizione 2024, In viaggio con il Foulon fuori dalle righe e dagli spazi. La delegazione fanese dell'ente carnevalesca e l'assessore al turismo sono stati ricevuti dalla parlamentare europea Alessandra Mussolini, che ha organizzato l'evento. Oggi una grande opportunità per il Carnevale di Fano. Siamo a Bruxelles al Parlamento europeo e grazie all'onorevole Mussolini che ci ha ospitato abbiamo avuto la possibilità di parlare all'Europa, di condividere le problematiche e le potenzialità di questa grande manifestazione che non è di Fano, non è della Regione Marche, è di tutta l'Italia, è di tutta l'Europa. Quindi abbiamo avuto anche la possibilità di verificare se ci possano essere fondi europei da poter spendere sul Carnevale e abbiamo capito che ce ne sono, quindi ci adopereremo perché al Carnevale di Fano arrivino dei fondi, perché diventi sempre più internazionale. Una importante opportunità per il Carnevale di Fano, innanzitutto perché si è presentato qui al Parlamento europeo con anche la presenza di giornalisti e di tecnici che possono conoscere meglio la nostra manifestazione, ma poi la possibilità di crescere. Con i bandi europei ci sono tanti finanziamenti, abbiamo conosciuto persone con le quali possiamo collaborare per andare anche a ricercare nuovi fondi e pensare alla crescita del Carnevale e poi sensibilizzare. In questo caso l'onorevole Mussolini che ci ha ospitato, ma anche gli altri onorevoli che incontreremo anche nelle prossime ore, sensibilizzarli perché anche il tema del patrimonio immateriale UNESCO è un tema fondamentale per il Carnevale e la candidatura va portata avanti fino all'ottenimento di questo risultato. E questa era la nostra ultima notizia. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire il primo dei tre approfondimenti su Passaggi Festival e poi uno speciale dedicato alla CIA, la Confederazione Italiana Agricoltori, sul piano di utilizzazione agronomica nel rispetto dell'ambiente.
Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.